Enrico Montesano, che è grazie. Dei nostri attori preferiti. Avevo un po' di roba in braccio. È cambiato molto il cinema da 35 anni a questa parte. Quali cose in bene e cose in peggio? Non è che io so a memoria tutto, da 35 anni a questa parte, cioè, non è che so proprio spero, mi ricordo tutti gli anni. Ma il film di 35 anni fa l'ho visto tutto, o sbaglio? Sì, no, dico che io non ho la visione totale del cinema italiano di questi ultimi 35 anni, neanche Grazzini, dico, forse il povero Gezic, però com'è cambiato? Direi che sostanzialmente non è cambiato il cinema fa sempre allo stesso modo. Innanzitutto ci vogliono delle buone storie, questa è una banalità se volete, ma alle volte la verità è banale. Ci vogliono delle buone storie, dei buoni direttori e dei buoni attori. La differenza è solo tecnologica, tecnica. Una volta la macchina da presa stava ferma, si muovevano gli attori, adesso si muove molto la macchina da presa. E poi il virtuale, le tre dimensioni, la tridimensionalità, il virtuale, il montaggio, gli effetti speciali, è questo che è cambiato, ma in sostanza poi si può fare un bellissimo cinema anche senza questi trucchi e questi effetti. Enrico, tu hai citato Gezic, io mi ricordo il caro Tullio parlava spesso appunto del concetto di scrivere di cinema che si è dimenticato un po' negli ultimi tempi, di scrivere di cinema, un po' può far lavorare le telecamere senza una reale sceneggiatura dietro, ritieni che forse c'è questa mancanza? È lo scrivimento dell'autore che scrive, o come diceva Eisenstein, del regista scrittore, perché il regista può essere anche lo sceneggiatore di un film, o può essere il montatore, o può essere quello che sta sul set. Spesso queste tre figure confluiscono in un'unica figura, ed è il caso di tanti nostri registi straordinari, come Scola, penso, no, che stavano al montaggio, scrivevano come Monicelli, però in generale la figura dell'autore, dello scritto, va sempre un po' più scemando. La televisione gli ha dato il colpo di grazia, per esempio. Quando ho cominciato io, noi scrivevamo il copione, si facevano le prove e poi si registrava. Adesso invece si va in televisione, si registra e poi da quello che si è detto si sbobina, come si dice, si sbobina, tirano giù il copione. Nel cinema ancora no, nel cinema ben fatto penso che la sceneggiatura sia ancora fondamentale, anche perché sennò come fai a girare? Ecco, io ho imparato dai grandi maestri come Monicelli, quando per esempio l'operatore gli diceva Mario ma ce ne abbiamo una sola, ne possiamo fare un'altra, e lui diceva no, andava bene questa, dice, ma io una ne monto, e diceva, capito? E si prendeva il rischio, dice, ma c'è il capello, dice, no, c'è niente. Perché il regista aveva già in testa il montaggio, quindi lui girava montato, che è solo uno che ha le idee chiare, un vero regista fa così. Enrico, grazie per le tue, per questa direzione e anche per consigli di cinema a tanti giovani che il cinema voglio fare. Sono pronti per proseguire con il festival e con la proiezione.